da Milano Danza Expo con noi Anna Rita Larghi, benvenuta Anna. Ciao a tutti e tutti a Milano Danza. Assolutamente, perché questo è un appuntamento per chi mastica danza, ma non solo, perché non devi essere per forza di cose professionista o amante della... è bello in generale. Cioè, è bello, io vengo qui da tanti anni, è sempre bellissimo. Quest'anno a maggior ragione sono ancora più emozionata perché veniamo a presentare il nostro spettacolo che debutta domani e quindi Simone Ranieri, che è il direttore di Danza Expo, ci ha dato questa possibilità e oggi faremo una piccola presentazione, uno showcase al padiglione D per presentare il nostro spettacolo. Nello stand di California Dance Academy con Lucy Alves per questo appuntamento con la danza e con il mondo della danza davvero interessante. Sì, sì, è un piacere essere qua con voi, avere Video Top, Radio Danza, è un piacere enorme. Ne ha Milano Danza, perché no? In questi ultimi anni c'è un grande fermento, quasi un ritrovato entusiasmo per il mondo della danza, o sbaglio? Sì, 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 effettivamente sì. L'importante è che tutto questo fermento sia fatto con molta serietà, no? Perché molte prendono un po' con il gioco, però le cose devono essere fatte seriamente. Il ballerino fatica tanto per poter riuscire a avere tantissimo, perciò devono impegnarsi tanto, lavorare tanto, fare la sbarra che è il pane di tutti i giorni. Fortunatamente la televisione ci ha dato un grande aiuto, ma non è quello che ancora doveva essere. Per quanto ti riguarda è un percorso che è arrivato all'insegnamento attraverso tu stessa protagonista sul palco, no? Sì, io lavoravo negli anni 80 in tutti i varietà che c'erano in televisione, ho fatto un film con Celentano, ho lavorato con Iannacci, con Gabriele Salvatori. Penso di aver detto un po' di nomi del mondo dello spettacolo che valgono tanto. Mi ricordo di te, facevi le parti in culla, quella della bambina piccolina negli anni 80. Come no, fossi? No, ho fatto John Lui con Celentano, quello era importante, è importante tuttora, guarda, dove io sono molto onorata di aver fatto quella parte lì come ballerina, come semplice ballerina e con tanta fatica, però ne è valsa la pena. A Videotop una situazione davvero straordinaria, non avrei mai pensato in vita mia di trovarmi tra un bellissimo girasole e una petta. Sei contenta di essere qui, Apetta? Sì! Hai visto con quale entusiasmo proprio la dolcezza della Apetta che svolazza sul fiorellino? Non sto nemmeno a tradurre perché avrete capito. Beh, hai voglia, si capisce perfettamente. Luca Sala, una storia intensa la tua dal punto di vista delle composizioni e quant'altro. Adesso questo progetto, come nasce innanzitutto? Allora, siccome abbiamo vissuto insieme dall'inizio questa esperienza, lei voleva dare più importanza al suo personaggio, strutturarlo, giusto? Allora abbiamo pensato di fare un singolo, una canzone che rispecchiasse un po' il suo mondo, colorato, divertente, allegro. Aveva mille idee, io gliel'ho solo messa in musica perché lei è una grande. E quindi è uscita questa canzone bellissima, arrangiata, abbiamo fatto un video stupendo e la presentiamo al mondo. Madusu, Madusu, Madusu! Fuori c'è il sole. Madusu, Madusu, Madusu! O se invece piove. Basta così. A noi piaceva sapere proprio come nasce questa idea dal punto di vista appettistico. Sì, perché ho due soldi, devo soldi, devo due. A poi dopo due soldi, devo soldi, devo due soldi. Beh, questo non me lo aspettavo, pensavo più... Eh sì, lo so, lo so, lo so, perché poi ho soldi, 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 ma basta così. Ho capito. Giusto. Quindi adesso sei pronta per i palcoscenici mondiali. Sì, andiamo due, devo soldi, due. Possiamo dire, no, che puntiamo a San Siro, a lei piacciono gli spazi aperti. Ah, certo, no, pensavo perché eravate appassionati di calcio da vedere una partita. Spazi aperti San Siro non è male, okay. Però anche un campo volo per dire. Oh, bella, bella. Campo volo. Mamma mia. Lei è un personaggio fantastico, appena arriva sul palco io dico sempre partono le mani. Anche Nadusu partono le... non che ci picchiano. No, no. Bravo, bravo. Ah, ma sono mazzato, non mazzato.
simpatia. Sì. Veramente Nadusu attira il battito di mani. Quindi adesso vediamo cosa succede. C'è un nuovo singolo sicuramente dopo questo successo che stiamo avendo con questo. Sicuramente puntiamo a continuare a lavorare insieme, se mi sopporta ancora. Ci ritroveremo in uno di questi prossimi appuntamenti volando qua e là. Nadusu, La Petta e Luca Sala, da non perdere. La Petta è lei. Questo, non sei, no, perché delle volte sai, un po' di confuso, oggi come oggi, i ruoli. Saluti! Ciao! Di cose da fare, ma ora è qua che rappa con me. C'è La Petta che ha un saluto per te. No.